Siamo quest'oggi a Reggio Calabria al palazzo della provincia di Reggio Calabria, dove tra pochissimo naturalmente si aprirà un evento che è il secondo Gran Galà della Vela 2016. Naturalmente i protagonisti sono i protagonisti dello sport, ma non solo, perché sport, spettacolo, insomma un cocktail di persone, personaggi che hanno dato un tocco di cultura, di amore al territorio reggino ma anche al territorio italiano. Seguiteci perché ne scopriremo delle belle. Provincia di Reggio Calabria, vi invito a prendere posto e siamo davvero per iniziare questo secondo bellissimo appuntamento con uno dei più affascinanti sport del mare. Vi do il benvenuto ringraziando la provincia che ci ospita in questa sala conferenze e prima di cominciare parleranno le immagini di una delle pagine più importanti, più suggestive della storia dello sport della vela del nostro paese, il decimo giorno d'Italia. Partecipo anche da parte di Reggio Calabria proprio con l'equipaggio del Centro che promuove questa manifestazione. E dopo per i saluti e per introdurre vivo questo momento, intanto buona visione con queste bellissime immagini. Affermarsi non è facile, soprattutto senza esperienze specifiche, ma riconfermarsi è ancora più difficile, perché la riconferma presuppone grandezza, disponibilità al sacrificio, capacità di rimettersi in gioco. Niente è dovuto, specie nello sport, che sa essere generoso ricompensatore, ma è severissimo con chi svicola la sua legge più sacra. Dopo il podio sfiorato nell'edizione 1997, Reggio Calabria si è accostata alla decima edizione del Giro d'Italia a vela con lo spirito più adatto per questa disciplina. Nessuna sofferenza, nessuna svelazione, solo sogni, non svelati, ma leggibili. La seconda partecipazione al Giro di Reggio Calabria è nata già nell'ottobre del 97, quando Colella chiama a raccolta tutti i soggetti del consorzio Città di Reggio Calabria e convince gli enti locali che la barca Giro d'Italia è l'ambasciatrice di un messaggio completamente nuovo, soprattutto vincente, che mira ad affermare un'immagine diversa della Calabria, testimonianza della vivacità manageriale, dell'affermazione di un popolo di mare, capace di battere anche la tradizione, l'inesperienza e a volte la sfortuna. L'amministrazione comunale e provinciale si dichiarano disposte ad appoggiare l'imbarcazione regina. Per il timone si sceglie un corso introverso ma professionalmente ineccepibile come si è via accesso, mentre i vari campionati d'altura, le acque dello stretto e la palestra forgiano un materiale umano per la nuova, esaltante ma anche più dura sfida. L'equipaggio con 90 componenti in luce, il nocciolo duro della vela regina, con l'esperienza di un giro alle spalle, composto da Fabio e Valerio Colella, Alberto e Salvatore Zagarella, Giovanni Pacuti, Agostino Valerio, Massimo Paolo. Sono però diffidenti, genericamente, scrupolosi.
quasi nemici delle feste anticipate, quasi presagiscono quanto avverrà a Riva di Traiano, dove si chiude la seconda tappa, la prima il trasferimento del giro. Il secondo posto del giorno prima diventa un anonimo ottavo che non demoralizza ma neppure soddisfa, specie considerando che fino a poche ore dall'arrivo la barca regina si trovava al quinto posto. Reggio però resta sul podio, anche se sul gradino più basso, dietro alle Fiamme Gialle e a Trieste. La terza tappa, il bastone dell'arco Fiumicino, premia Mauro della schiera. Reggio ancora ottava, e stavolta scivola dalle prime tre, finendo al quinto posto nella classifica generale. La prima maratona del giro è la quarta tappa, da Fiumicino a Casaluccia, di ben 105 minuti. Si attende la riscossa, ma il nono posto finale penalizza ancora l'equipaggio di Cesco, il quale si fa sentire e disattiva. Sabato, invece di sfruttare un paio d'ore di riposo, l'equipaggio esce in mare per collaudare il percorso, studiare la corrente e valutare le possibili condizioni del vento. Isola d'Ischia, questa è l'isola d'Ischia, questo è il Golfo di Napoli, questo è il porto di Casamicciola dove siamo oggi, faremo la regata a bastone, questo è il diagramma della regata, la partenza, vedete questa è una boa e questa è la barca, orientato il vento in questo modo, la partenza, tre giri completi e poi la linea di arrivo fra la barca e una boa che è a poppa della barca. E il vento sarà da questa parte, ci sarà un vento circa 10-12 nodi, pronto? La sezione aerea della Guardia di Finanza? Sì, l'elicottero può venire dalle 13 in avanti, perché la partenza sarà alle 13, l'operatore è pronto e vi aspettiamo qui alla mia fronte. Forse con forte vento e corrente discendente, che contrasta anche la posa delle
esaltata, seguita da numerosi regini venuti alle prime ore della mattina ad Assia con gonfie che lambivano la costa. Trieste e Palermo prendono la testa e la mantengono per due lati. Nel bastone a largo di Crotone,
tocca a Palermo festeggiare. Reggio è quinta, ancora dietro al Rimini, e il vantaggio si assottiglia a soli 5 punti. Gli altri tre, a seguito di un reclamo
russo Shaipurgo deve lasciare l'equipaggio per rientrare in Mosca. L'orgoglio di Chekhov e i suoi viene fuori tutto martedì 11 agosto, quando Reggio si presenta al traguardo della tappa Trieste-Cervia prima, con un vantaggio di circa un'ora sulla seconda, che è Palermo. Italia in questo momento, Reggio Calabria che vince benissimo questa regata, una bellissima regata di Reggio Calabria. Un urlo di rabbia si alza dall'equipaggio. È un calcio alla sfortuna, forse anche all'ingiustizia, che è arrivato all'imbarcazione di ben 14 punti complessivi, che l'avrebbero visto giungere sul podio al secondo posto. Un bilancio amaro, nonostante 4 vittorie, un secondo e 2 terzi posti. Non esiste controprova, ma senza il vantaggio di Trieste sarebbe potuto andare diversamente. Il secondo posto di questa estate era da considerare una vittoria, vista l'insostenibile andatura di Trieste, che annoverava i più grandi campioni della vela italiana e internazionale. Un grazie di cuore da tutta la città a Sergei Chekhov, un russo dal cuore amaranto, al suo connazionale Jonas Shapiro, al brodiere Valerio Colella, al trainer Fabio Colella, all'arrampista Alberto Zagarella, ai trainer Salvatore Zagarella, Giovanni Caguti, Massimo Capola, all'arrampista Agostino Martino e al sesto uomo che ha vinto la tappa di Cervia, Giada Bolignano. Anche così, comunque, Reggio conquista la stima incondizionata di tutto l'ambiente della vela italiana. La sfida per l'ultimo giro d'Italia a vela del millennio è appena cominciata. Dicevano che si parla del 1998, sono passati davvero tanti anni, ma è una storia che continua e continua attraverso anche questo premio che è fortemente voluto già per la seconda edizione del Circolo Velico di Reggio Calabria, proprio per parlare di sport a 360 gradi. Lo sport che ci fa essere sia inglesi che italiani nel mondo. Questa sera abbiamo, vi chiedo già un applauso, il ponte campione olimpico Giuseppe Bagnale, che con le sue imprese. Esempio anche uno sport che ha attraversato anche la sua storia familiare, sono proprio, raggiungono proprio la forza del messaggio che il Circolo Velico vuole diffondere attraverso questo Vela della Vela, ma anche attraverso l'attività che propone sul territorio di Reggio Calabria, e cioè la valenza sociale, fortemente culturale, che lo sport può investire non soltanto per le giovani generazioni, ma proprio per una comunità sana che si intende per la crescita del proprio territorio. Benvenuti a questo secondo gara, dicevamo promosso dal Circolo Velico di Reggio Calabria, ma con una serie di patrocini molto importanti, a cominciare dal CONI Calabria, la Federazione Nazionale di Vela e Canottaggio, Panathlon Internazionale e ancora il Centro Regionale Paralimpico. Come vedete, mi affiancano in questa avventura per questi premiati anche di questa sera, che man mano andremo a svelare. Intanto Domenico Pigliatti, il referente proprio regionale per la Federazione Canottaggio, e poi accanto vediamo il presidente del Circolo Velico di Reggio Calabria, Carlo Colella, Maurizio Cunipodolo, presidente del CONI Calabria, Giuseppe Bagnale, che non ha bisogno di presentazioni, e poi una delle voci più calde, sicuramente alle quali siamo più affezionate, del giornalismo sportivo mondiale, che ha origini calabresi, il nostro Tonino Rappa, per quando è arrivato molto. Istituzionali, comincerei con i padroni di casa, la provincia di Reggio Calabria, quindi chiamerei l'assessore alla cultura e alla legalità, Edoardo Lamberti Castronuovo, per un breve saluto.
Buonasera, buonasera a tutti. Mi corre l'obbligo di dare il saluto al Presidente Raffa, che in questo momento non ha il movimento che dovreste avere, perché sta parlando di aeroporto, quindi vi lascio immaginare. Detto questo, mi ha fatto molto piacere comunque aver ricevuto una delle poche telefonate piacevoli che ricevo da persone che mi invitano a cose come questa, che è la telefonata del Presidente del Circolo. Ogni tanto mi telefono, sapete quanto dura la telefonata? 3 secondi, ci comprendiamo. L'invito è stato piacevole perché? Perché, come sapete, in questi giorni si celebrano il giorno d'arte per un mese gli stati generali della cultura. Che cosa c'è di più culturalmente valido che una gala della Lega? Noi siamo una città sul mare e di mare, questo mettiamolo bene in chiaro. Siamo una città sul mare, ma siamo anche una città di mare. Lo dimostrano le immagini che abbiamo appena visto, lo dimostra il fatto che abbiamo un contatto col mare quotidiano. Guai per uno di noi ad andare ad abitare, ad esempio, a Milano, non ci manca l'ossigeno. Quindi è chiaro che siamo una città che vive, insomma, che ha un rapporto stupendo. Purtroppo qualche volta abbiamo avuto qualche triste esperienza dal mare, no? Perché un detto mamma di turchi viene proprio dal fatto che dal mare arrivavano i barbari, i turchi, tutti quelli che hanno qui potuto depredare, cosa che continuano ogni cosa, magari con altri mezzi. E quindi abbiamo questo timore, però è quasi un timore reverenziale. Cosa dirvi se non che il Circolo Veneto di Reggio onora questa città? Perché portare quelle immagini in giro per il mondo, portare l'immagine di Reggio Calabria in giro per il mondo, per noi costituisce un elemento di ampio respiro, cioè ci facciamo conoscere per quello che veramente siamo, uomini di sport, uomini di cultura, uomini che sanno fare, che sanno vivere. E lo mettiamo in assoluta contrapposizione con chi invece ci vuole per forza indicare come uomini che hanno a che fare con altre cose, che mi stupo quello di citare, preferisco non citare. L'inserimento di questa serata negli Stati Generali della Cultura si va ben a, come dire, ad amalgamare con l'apertura del museo, con l'apertura del Palazzo della Cultura, dove c'è veramente tanta arte calabrese, e vi invito con l'occasione a venire a visitare perché ne vale veramente la pena. Accanto adesso anche noi abbiamo i Gabue, abbiamo i Dalì, abbiamo il Buttuso, che possiamo far vedere al mondo intero. Siamo legittimi proprietari, abbiamo la possibilità di scambiare, di aggiungere ai nostri bronzi di viaggio qualche cosa di valido da poter come merce di scambio. Non dimentichiamo che questa terra, proprio dal mare, che questo centro, Reggio Calabria era il centro del mercato della seta, tanto è vero che a un ebreo nel 1475 toccò di stampare il primo Pentateuco, che ahimè si trova a Parma. Stiamo cercando di riaverlo almeno per qualche giorno, per dimostrare che il nostro DNA ha nei suoi geni la cultura che viene dal mare, perché viene dal mare. Non mi resta che augurarvi davvero buon vento e, perché no, facciamo in modo che i prossimi anni le vostre attività rientrino tutto titolo in quelli che sono gli Stati Generali della Cultura. 700 avvenimenti in 31 giorni, 701 con i vostri. Ringraziamo l'assessore Lamberti per la provincia, inviterei adesso per il Comune e il capo gruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale, Nino Pasquini. Di fare, insomma, i saluti istituzionali, dovremmo però
ricordare la figura del dottore Di Cordale, penso che sia importante, insomma, in questa sala piena di questa qualità. Questa, insomma, il palazzo della provincia, insomma, quindi da questo punto di vista era mia intenzione ricordarlo. Oggi vengo a rappresentare l'amministrazione comunale, porto i saluti ovviamente del sindaco, dell'assessore dello sport, il dottore Zimbalatti, e saluto, insomma, con affetto il presidente Colelli, il presidente Condipote, anche l'assessore Lamberti e tutti quanti, diciamo, i capi di presidenza. Noi riteniamo appunto che lo sport è inclusione e aggregazione. Lo sport supera tutte quante, diciamo, le divisioni che poi nella società, insomma, nella collettività esistono. E penso che la giornata di oggi è una giornata molto importante, proprio perché insieme si ragiona, insomma, di quello che si può fare relativamente a questo settore che, diciamo, si sta sviluppando oggi. Da parte nostra, appunto, c'è il sostegno totale, insomma, a quelle che sono tutte quante le attività che vengono promosse. È una collaborazione fattiva rispetto a quelle che possono essere fatte in futuro. Quindi sarò breve, insomma, anche perché, diciamo, sono venuto più di altro per ascoltare, insomma, quella che è l'intera manifestazione. Porto i saluti, insomma, e vi ringrazio a nome di tutta l'amministrazione per essere qua e per aver potuto collaborare insieme a voi in importanti eventi che insieme dobbiamo costruire e realizzare nell'interesse esclusivo della città. E le importanti autorità che ci sono danno la dimostrazione proprio del ragionamento iniziale che avevo fatto, ovvero sia il fatto che lo sport e l'aggregazione sono due elementi essenziali che superano tutti quanti gli steccati politici. Quindi grazie di quello che fate e grazie per averci invitato. Grazie a te, la persona che ha certo appuntamente ricordato la figura di Antonio Di Cordale. Noi andiamo avanti con i saluti, invitando il presidente del CONI regionale, Lorenzo Montoro. Chiedo scusa per il tono di voce, però ho fatto fatica a rimettere un attimo il turno in senso. E i saluti in genere sono veramente brevi, devono essere sintetici, perché alla fine la festa non è quella dei saluti, ma è quella dei protagonisti che oggi ci saranno e che saranno personalmente impegnati. Però qualche parola che oggi mi corre l'obbligo spenderla, perché mi trovo quasi coinvolto emotivamente, perché ben due persone oggi vengono ricordate in questo grandissimo e impegnativo riconoscimento. Il primo è Cosimo Giuseppe Fazio, mio grande amico, persona che non deve essere considerato né eroe e né martire, ma soltanto una persona che è sempre venuta nei valori dello Stato e che per lo Stato è andato a combattere fino alla fine, fino alla perdita completa della vita, e che è stato un momento veramente di grande difficoltà non solo per lui, ma anche per l'ambiente che lo circondava, per tutti gli affetti che ha lasciato nella nostra terra. L'altro è Lucia Federico, che con me ha condiviso un lunghissimo percorso sportivo. Insieme abbiamo squadrato campi, possiamo dire, abbiamo sistemato panchine, abbiamo cucito bambini. Un dirigente sportivo che pochissimi ricordano, ma che è l'unico presidente della società sportiva di sport di squadra ad aver vinto un titolo nazionale, cioè uno scudetto da Reggio Calabria per la prima volta, è avvenuto con il suo Reggio, cioè la squadra diretta e reggiamente da Lucia Federico. Un ulteriore ringraziamento lo faccio anche a Giuseppe Pagnani, grande campione non solo di sport quindi a livello agonistico, ma soprattutto a livello di vita, e devo dire anche una persona tanto simpatica e tanto attenta anche alle battute. Io ricordo l'incontro che ho avuto il 2 di luglio dello scorso anno, era la prima mia uscita in livello nazionale, e un po' mi si era aperta la vista, anzi addirittura mi era venuta la cecità, devo dire, perché avevo fatto un certo di tantissime figure di campagna che mi era difficile, nonostante avessi già un mio retroterra, mi era difficile digerire veramente tutte quelle immagini. Incontro Giuseppe Magnale, mi avvicino e gli dico: tu sei bello. Lui mi guarda e mi ha detto: no, la barca è più grande. Con una battuta così fredda mi sono rimasto un pochettino glaciale, ma
mi è rimasto impresso proprio la sua simpatia, nel senso la sua leggerezza nell'andare ad affrontare anche un errore grave, tutto sommato, che avevo fatto io, perché non riconosce Giuseppe Albagnari, che è stato un mito di tutti, me compreso, perché pure ancora all'epoca ho perso la voce e ho gridato forse più di Galeazzi al momento della sua vittoria finale con il Bologna. Nonostante questo qua, dimostra tutta la sua leggerezza e la sua grande forza. Un complimento finale lo faccio a Carlone, che l'assessore Valdetti mi ha parlato di cultura, è vero, però noi dobbiamo riconoscere una cosa al circolo medico. Il circolo medico non fa soltanto agonismo per la città, per la provincia e per l'intera regione, fa anche tanta informazione e tanta formazione. È sempre pronta sul campo per andare a risolvere le tematiche anche di natura giuridica che servono per la crescita dello sport in modo complessivo. Quindi benvengano questi incontri, benvengano queste manifestazioni, benvengano queste iniziative che possono dare nuova benzina, perché poi alla fine il riconoscimento, lo dicevo la scorsa volta quando sono stato premiato per il San Giorgio, il riconoscimento che ognuno di noi riceve durante la manifestazione serve per darci nuove energie, per cercare di avere ancora più lancio per il raggiungimento degli obiettivi più importanti che sono quelli dello sport. Io vi ringrazio tutti, vi saluto le autorità presenti, saluto tutti gli amici che ci sono stati, ne vedo tantissimi, e mi auguro, ecco, che il circolo medico possa continuare ad avere un buon tempo. Ringraziamo il presidente Don Di Podero che tranquillamente ci introduce adesso nel vivo di questa cerimonia. Dicevamo, questo è un gala che non vuole essere una sterile consegna di premi, ma vuole instillare comunque nella comunità delle riflessioni importanti, soprattutto sul rapporto, sul potenziale rapporto straordinario che questa città ha con il mare, attraverso delle figure che in vari contesti, il contesto culturale, sociale, professionale, oltre che sportivo, si siano distinti proprio per promuovere questo tipo di riflessione. E poi cominciamo subito, infatti invito le ragazze anche ad avvicinarsi, le nostre gentilissime collaboratrici, con il loro premio, e chiamerei il primo premiato, che è Stefano Pizzi. Cominciamo con il premio. L'assessore Lamberti da Sonova a consegnare il premio. Stefano Pizzi è quello che possiamo definire un imprenditore del mare, che con le sue attività da diporto si è sicuramente distinto tagliando dei traguardi molto importanti a livello nazionale e internazionale. E si è distinto per la sua visione globale, laddove il mare può essere sicuramente foriero di valori, ma anche foriero di crescita per il territorio da un punto di vista economico. Grazie a Stefano Pizzi, e prendiamo l'assessore a consegnare il premio. Prego. Preghiamo Stefano Pizzi di raggiungermi, se vuole dire qualcosa. Grazie. Complimenti anche a Lucia Federico.
quando si dedicano una parte della vita a qualunque tipo di attività, in questo caso parliamo di sport, e la si fa con passione, veramente si crea qualcosa che rimane nel cuore dentro, e credo che non è poco come lavoro ci si innamora perdutamente di un uomo o di una donna. E la stessa cosa è la passione per uno sport. E abbiamo creato qualcosa che qui a Reggio Calabria non esisteva, e abbiamo puntato allo sport centinaia e centinaia di ragazzini e di ragazzine, quindi, che oggi magari sono affermati professionisti. E credo che questa sia la più grande soddisfazione, per cui ricevere un riconoscimento a qualcosa che abbiamo fatto, ad una carriera, ad un impegno agonistico, che magari si è concretizzato anche in un titolo italiano, piccolo ma vero, allora credo che sia la cosa più bella, fatta soprattutto per la nostra città, in cui noi continuiamo a lavorare, a operare, magari anche per altre cose, ma sempre con la stessa passione. La passione di ieri resterà sempre. Grazie. È il momento di premiare adesso il mondo della scuola con Serenella Corrado, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Falconata Arti. Per lei la scuola è una missione, un modo educativo impegnato in generale sulla scuola. E ovviamente per terminare la dirigente scolastica del liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, Angela Maria Palazzolo, ricordiamo il liceo sportivo di Reggio Calabria, prego. Complimenti anche a Serena Corrado. Preghiamo la dottoressa di vicino. Io ringrazio e sono veramente emozionata per il riconoscimento e poi dato conferito il premio anche dalla mia collega. E riduce a riflettere su quanto sia fondamentale e importante che la scuola collabori, soprattutto rifletta sulle realtà positive che in questo territorio esistono. Non è facile, non è facile lavorare per la passione e l'arte motivo che questa sera ha ricordato. Pertanto io ringrazio i miei ragazzi che sono qui posizionati, perché carissimo dottore, ho scoperto che il circolo partecipano anche loro, e tanto anche il loro impegno. A scuola si evidenzia di rilevanza proprio perché c'è questa, a parte questo senso di partenza, questo stimolo continuo al fare e al raggiungimento dei successi che poi loro riescono a raggiungere per la scuola. Quindi io ringrazio la professione, la professione che ha voluto individuarmi, e buon lavoro. Testimonial della vera nel mondo del cinema, nel mondo dello spettacolo. Abbiamo il piacere di avere con noi Maria Cassini, che è appunto una modella, un'indossatrice, un'artista tutto tondo, possiamo definirla tranquillamente un'anima cosmopolita americana, italiana e anche a tratti francese. Ne invitiamo a ritirare il premio per consigliere a Capitolella, presidente della Federazione di Giornale. Buonasera a tutti quanti, devo dire che sono veramente onorato di essere qui e vedendo questi video mi stavo dicendo che io adoro il mare, poi ho scoperto troppo tardi, perché sono stata a Parma, che Reggio Calabria, la marina di Reggio Calabria, il mare è, come diceva D'Annunzio d'altra parte, una delle più belle
girato nel mare, ne ho fatto windsurf, ho fatto un po' di vela, ho avuto un'esperienza pubblicitaria che un ragazzo che doveva fare pubblicità su questa barca vera svedese che ha fatto il suo mare, che aveva attraversato l'Atlantico e noi siamo partiti da Roma per 2 settimane, io che sono tricolore, perché amo lo sport, amo correre, amo ballare, amo tutto. E ho fatto anche delle tragedie con un barco, con un motore che è un casinari. Io dicevo, io voglio andare, voglio, devi mettere tutti in contatto. E sono finito Luca, perché non volevo altre certe cose. Però devo dire, vedendo questi video, ma ora vado tanto un po' alla Scassini, ti dico, ma insomma, io mi inviterai, Carlo, io ho visto solo uomini, ma la prossima gara posso vedere anch'io. Sentirci a casa
serata come un'occasione come questa, che tra l'altro ha un sapore particolare perché è il primo premio di carattere sportivo, passate questo termine, che riceviamo. E papà era uno sportivo convinto, e quello che nel suo credo io ho cercato di, sto cercando di portarlo avanti attraverso l'associazione che ho fondato, che porta proprio appunto il nome di mio padre, affinché si cerchi di stimolare i ragazzi, al di là della scuola, dell'istruzione, che deve essere il primo obiettivo, anche quello dello sport. Laddove mi piacerebbe, in un territorio sensibile come il nostro, dove spesso le istituzioni mancano, diciamo faticano, si possono vedere più ragazzi seduti a bordo piscina, seduti in una panchina di uno stadio per non arrivellonare, o seduti in marciapiede fuori d'un bar per poi diventare possibile manovalanza criminale. Ecco, quindi è un piacere veramente grande questo premio che sento molto, molto, molto mio. Io ho fatto sport prima di me anche papà, e ripeto, fa piacere perché laddove le istituzioni, sia a livello nazionale purtroppo e anche locale, hanno un po' dimenticato mio padre, perché come molti avranno letto, chi è di Reggio penso avrà detto ormai innumerevoli articoli, mio padre non viene riconosciuto vittima del dovere, benché quel 15 agosto era a servire lo Stato, in quello che è stato il primo sbarco nella storia di Reggio Calabria, un avvenimento storico, quindi si era impreparato, a dispetto poi di riconoscimenti e di medaglie d'oro che lo Stato italiano ha dato da 2 mesi all'immigrato di turno che perde la vita per motivi diciamo un po' particolari, beh, forse delle volte le decisioni sono più politiche che reali. E poi diciamo dimenticato un po' dalle amministrazioni locali che mi portano a vedere mio padre a 3 anni dalla sua morte tumulato in un tugurio diciamo molto, molto, molto triste. Però ricollegandomi alle parole prima dell'avvocato Fulipodero, un grande amico, questi premi danno quella spinta in più, quella forza in più per andare avanti, per continuare a combattere, sia per quanto riguarda l'associazione che mi auguro di collaborare con il dottor Colella in qualche iniziativa, sia per quelle che sono le mie battaglie personali. In tutto questo dico grazie alla città di Reggio Calabria e grazie ai Reggini tutti. Grazie. Ringraziamo Nino Fazio e adesso ci avviamo alla conclusione di questa cerimonia, una conclusione che consta di 2 momenti che saranno particolarmente emozionanti per la regia. Tra l'altro vedo che ci sono tanti atleti, tanti sportivi, tanti presidenti di federazione, il saluto ovviamente va a tutti per non dimenticare nessuno, perché è chiaro che questo momento è vissuto sia dal mondo sportivo che dal mondo diciamo, cittadino di questa realtà di Reggio Calabria. Siamo al momento di premiare quella che mi piace definire anima nero arancio, a cui dobbiamo la nascita del basket a Reggio Calabria nel lontano 1966, sto parlando del giudice Giuseppe Viola, che è appunto è stato tra i fondatori di questa società che anche ha dato tanto lustro al basket italiano anche oltre i confine. È anche a lui che il Circolo Medico di Reggio Calabria vuole dedicare un premio, lo invito ad avvicinarsi per ritirarlo. Se si possono accendere le luci, tra qualche istante proietteremo il filmato, adesso ci sarà la consegna del premio per il quale chiamo appunto il campione Giuseppe Paniera a consegnare questo premio a Giuseppe Viola e leggerò appunto la motivazione. Carisma e competenza, saggezza e razionalità, entusiasmo e rigore, stile e credibilità, coraggio e lungimiranza. Potremmo andare avanti a lungo se dovessimo illustrare le sue qualità umane e professionali, ma per ciascuno di noi che amiamo la pallacanestro e questa città, lui è semplicemente il presidentissimo. Al nome di un magistrato insigne come Giuseppe Viola sono legate infatti pagine indimenticabili di una storia bellissima che iniziata esattamente 50 anni fa e ha regalato a tutti i reggini orgoglio e senso di appartenenza. Grazie a lui Reggio ha gareggiato alla pari con i giganti portando il basket nel sud e il sud nel basket. Se è vero che lo sport è metafora della vita, nei successi della Viola possiamo sicuramente scorgere i connotati di un grande romanzo popolare. E scriviamo quelle pagine potremmo
sempre convincerci che lottando con intelligenza anche chi è piccolo può dare lezioni ai grandi. Grazie, Lucia. Una delle anime di questa iniziativa che è Tonino Raffa, e lui è attualmente il presidente del Prato Reggio, ma è soprattutto un giornalista RAI che sicuramente non tutti ricorderemo, che ha seguito 6 campionati del mondo di calcio, 3 Olimpiadi, 3 campionati europei e ha collezionato 1200 radiocronache per tutto il calcio minuto per minuto. Ha commentato anche partite di basket ed è stato quindi un testimone proprio del periodo d'oro della Viola. Do a lui adesso la parola. Confuso e imbarazzato, io mi limito a ringraziare sentitamente il presidente del circolo pedico, il praticabile dottore Colella, con i suoi collaboratori, il presidente del CONI e del Panathon che hanno patrocinato assieme alla federazione sportiva, e devo dire che ai tanti che capitano questo premio è particolarmente gradito perché viene, dal mondo dello sport, da un settore qualificato del mondo sportivo, e nello scenario sportivo reggino ci sono una presenza reale e fra le più efficaci. Quindi ringraziamo ancora per questo riconoscimento, io formulo i migliori auguri alle attività e successi.
viaggiare in quegli anni con i grandi. Ecco, io una cosa adesso volevo chiedere al Presidente, che mi dire con emozione, probabilmente delle immagini, avete visto delle immagini, un grande pivot come Kim Hughes, che il Presidente di Orlando in America ad ingaggiare, passando 3 giorni in Colorado a Denver, e portò Hughes a Reggio Calabria, grandissimo atleta che diede tantissime soddisfazioni. Però ritengo, Presidente, che si possa spendere ancora qualcosa di più su un grande momento di aggregazione sociale che nacque con la Viola 50 anni fa, rafforzando l'immagine della città agli occhi del paese, e fu un movimento importante. Lei dice bene, perché evidenziato e sottolineato l'aspetto significativo e più rilevante, più importante di quella mia lunga esperienza sportiva, che è la storia della Viola, che ha segnato profondamente la mia vita per le ragioni che sono chiare. L'evento luttuoso del 66, ma che mi ha non meno profondamente gratificato nel momento in cui, a distanza di anni, 66-97, anni di grande lavoro, modesto, paziente, tenace, fuori delle grandi visibilità nei primi 2 decenni del 60 e del 70, dopo questi tanti anni ci si è accorse tutti che qualcosa si è verificato a Reggio, e la gratificazione fu quella di poter constatare quello che era divenuta e quello che aveva fatto, aveva realizzato a Reggio, la Viola a Reggio, dove miracoli come a Milano pare che si possono fare. E questo miracolo invece era quello, il grande coinvolgimento che era riuscito a realizzare a livello di giovani. Allora erano centinaia per ogni anno, a misurare per anni sono migliaia di giovani che sono stati formati e recuperati ai valori dello sport, che sono i valori della realtà, della correttezza, il valore della competizione sana, insomma, una cosa molto importante. Ma accanto, nel contesto di questi coinvolgimenti, vi è stato il coinvolgimento di un'intera comunità, di un'intera città, e non solo della città, la città nell'ampiezza, oggi diciamo di metropolitana, perché forse viene venuta tutto, da tutta la provincia. E devo dire che a quello che lei, a qual lei accennava, cioè questo momento di aggregazione, a me piacerebbe aggiungere un altro rilievo, un'altra notazione di tipo psicologica, facendo riferimento alla psicologia collettiva delle masse. La Viola realizzò un momento e un meccanismo identitario. Cosa voglio dire? Non voglio dire cose difficili, insomma, cose estremamente. Era la città che si era intesa, quindi un fenomeno identitario sotto il profilo soggettivo. La città, Reggio e Reggini si identificavano nella Viola, nei successi della Viola, che consentivano alla città e ai Reggini di mostrare all'esterno, al mondo, ai nordisti, ai giornalisti che venivano inizialmente con la puzza sotto il naso e che si sono tutti convertiti, di poter vedere qual è il volto bello, pulito, limpido, orgoglioso, limitoso della città. Ma accanto a questo c'era il meccanismo identitario, sotto il profilo del risultato, sotto il profilo oggettivo, cioè vi era sul piano oggettivo una identità Reggio Viola. Quante volte si andava fuori in Reggio Calabria, proprio c'era Viola, quindi c'era questa immedesimazione, se possibile dire,
fra realtà cestistica e la realtà di tutto questo, in un momento in cui l'immagine e il volto di Reggio, che definisco negli anni 70, negli anni 80, era fortemente connotato in senso negativo, non devo dire nulla, e quindi poter mostrare all'esterno, al nord, quello che invece era il Reggio, le regine, il sud in genere, era una grande gratificazione. Ed era questa immedesimazione oggettiva che, diciamo, tutto sommato ha connotato l'intera esperienza sportiva di tant'anni, che purtroppo poi è finita questa bella storia, questa bella favola. Insomma, è sempre ragione di grande rammarico, di grande tristezza, perché è stata una sconfitta della città, la quale forse non si è accorta del delitto che si stava commettendo, consumando ai suoi danni. Non so, bene, non voglio andare avanti, voglio subito chiudere. Tutte le storie hanno una storia, ma probabilmente quella della Viola non è stata finora completamente scritta né raccontata. E qua mi chiudo ringraziando ancora il Presidente Bonnè per essere collaborato con questo premio. Thank you.
Sono andato a
consultare un almanacco e ho notato che dopo quella grande vittoria di Seul che abbiamo appena visto nelle immagini, l'Italia aveva 56 milioni di abitanti. In quel momento l'Italia era un popolo di abbagnale, era un popolo di abbagnale, perché quella vittoria ci diede slancio, orgoglio, ci diede grandissima soddisfazione. E ci fu un episodio nato in serie da una battuta di Giuseppe, quando intervistato dopo una di quelle medaglie d'oro che regalò all'Italia, disse: ci alleniamo 15 ore al giorno e non abbiamo un posto di lavoro, non si mangia con le medaglie. E fece saltare sulla sedia il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. Dice: come è possibile che gli abbagnali, che danno onore all'Italia del mondo, non hanno un posto di lavoro? Fu tua quella battuta, Giuseppe. Sì, Antonio, grazie. Allora, vorrei, prima di rispondere alla tua domanda, dire due cose fondamentali riguardo questa manifestazione. Innanzitutto grazie, Presidente, per l'invito, grazie anche a me, non ti conoscevo come regista, vuol dire che da oggi in avanti allora riprendo per il complimento che ti stavo facendo. Ultima cosa, ho ammirato con soddisfazione e con senso proprio di appartenenza le persone che prima di me sono state premiate, perché ho potuto scorgere, percepire non solo la grandezza dei risultati per cui sono stati premiati i segni del premio, ma soprattutto il loro attaccamento, la loro dedizione, la loro forza e il senso di appartenenza a questa città. Quindi veramente per me è stato significativo vedere tutte queste persone che nel ringraziare per l'ottenimento del riconoscimento manifestavano questa forza, questa solidarietà, ma soprattutto l'attaccamento a questa città. Quindi non è facile scontrare un sentimento così forte. E adesso vengo alla domanda di Raffa. Io ho avuto la fortuna di partecipare a 4 edizioni olimpiche. Prima di Los Angeles c'è stata Mosca, non ero nell'equipaggio con mio fratello Carmine, perché lui è più piccolo di me di 2 anni e mezzo, quindi quando io militavo nella categoria assoluta lui apparteneva ancora alla categoria junior, per cui il nostro primo appuntamento olimpico insieme è stato appunto Los Angeles, che è coinciso con la nostra prima formazione olimpica. Dopo Los Angeles, diciamo che da un punto di vista di soddisfazione personale avevo raggiunto i maggiori traguardi, avevo vinto già diversi titoli mondiali, avevo al collo una medaglia olimpica, ci apprestavamo praticamente alla partecipazione della nostra seconda Olimpiade da protagonista, ma giovane responsabile cominciavo anche a guardarmi quello che doveva essere un po' il mio futuro dopo la pausa, dopo la parte, diciamo, di atleta. E la mia famiglia ha sempre voluto che noi comunque a fianco alla pratica sportiva continuassimo gli studi, e quindi io mi ero costruito anche il mio curriculum, diciamo così, scolastico, per poter poi un giorno, abbandonato il remo, trovare una strada, una mia strada
lavorativa mettendo in pratica proprio gli studi che avevo concluso. Ebbene, io dopo il diploma di idrogeologia avevo intrapreso gli studi che oggi è laurea in scienze motorie, allora era il diploma ISE, perché la mia vocazione, il mio spirito, diciamo, il mio intento era quello di mettere a frutto, ma più che altro portare la mia esperienza all'interno del mondo scolastico, ma soprattutto essere legato a quello che poteva essere lo sviluppo, una testimonianza in ambito sportivo verso la scuola, verso i giovani, quindi mettere diciamo, a frutto anche quella, non dico popolarità, ma quella conoscenza per fare proselitismo verso i giovani. Ebbene, succedeva questo che a Napoli i posti da insegnanti erano, o per il legatore, erano sempre costantemente esauriti. E io, per motivi legati all'attività sportiva, continuavo a fare domanda al governatore di Napoli, e la cosa strana che succedeva era che quelli che con me erano diplomati e addirittura quelli che erano diplomati dopo di me magari facevano domanda fuori e poi dopo 2-3 anni ritornavano a Napoli e naturalmente mi ritrovavo sempre davanti ulteriormente in graduatoria. E quindi a un certo punto ho detto, vabbè, visto che così vanno le cose e visto che io devo mettermi in competizione con tutti quanti, vuol dire che farò la trafila che fanno tutti quanti gli altri, quindi dal prossimo anno farò domanda fuori dal collegio napoletano. E quindi feci domanda su a Nord, esattamente a Varese. E naturalmente la notizia fu subito, io il mio pubblico, fu naturalmente ripresa da tutti i giornali e televisioni, e quindi successe quello che ha detto bene Tonino prima. Fece un po' scalpore e fummo chiamati dall'allora primo ministro che era Craxi. E per capire qual era la problematica, qual era diciamo il problema che si era evidenziato. Fortuna, io oggi nella vita non faccio l'insegnante, sono un bancario e con mio grande dispiacere dico che la vita mi ha portato ad occupare un posto lavorativo, ma non mi ha permesso di fare quello che io realmente avrei voluto fare e quello che io cercavo di trasmettere prima nelle mie parole. È come se una parte del mio operato è stato perduto, perché ritengo che una figura proveniente dall'ambito sportivo, che nell'ambito sportivo ha ottenuto anche dei risultati di primo livello, può sicuramente essere sfruttato, poteva essere sfruttato in ambiti diversi. La vita è questa e andiamo avanti. Non per andare, perché c'è un'altra domanda. Sicuramente alla vicenda di mio figlio.
esiste un protocollo. Un protocollo che ritengo per gli atleti abbastanza restrittivo e soprattutto demandato a un costante controllo di quello che è lo svolgimento della giornata di un atleta. Io non lo so ai miei tempi quanti ammonimenti del genere avrei potuto prendere, perché avere questa incombenza giornaliera di dire, vi spiego un po' come funziona, c'è una piattaforma all'interno della quale l'atleta che è di interesse nazionale deve costantemente deve tenere costantemente aggiornato e nell'arco di un trimestre dire i suoi spostamenti e poi eventualmente, se questi spostamenti dovessero cambiare, andare ad aggiornarli. Questa piattaforma è costantemente collegata a un'agenzia che si chiama Agenzia di Controllo di Doping, che in qualsiasi momento può mandarti un controllo a sorpresa. E allora mio figlio, credo che come tanti giovani, è incappato in tre ammonizioni. Nell'arco di queste tre ammonizioni, tutte le volte lui era in raduno, ma nelle prime due si era dimenticato di aggiornare il sistema. Nella terza sono successi un po' di inconvenienti vari, però fatto sta che lui doveva trovarsi sempre in raduno, aveva segnalato di essere presente dalle 11:30 alle 12:30. È arrivato in ritardo, nonostante lui avesse pregato il medico addetto al controllo che era nelle vicinanze e che da lì a pochi minuti sarebbe arrivato. Purtroppo il medico è stato categorico allo scoccare dell'ora e è andato via, e pur avendolo incrociato nel momento in cui lui stava arrivando, pregandolo di fermarsi e lui di volersi sottoporre al controllo, questo non è avvenuto. Questo può determinare una squalifica che va nel regolamento scritto da 1 a 2 anni. E naturalmente io, avendo preso la notizia, probabilmente sono un papà non troppo tenero da questo punto di vista, ho allontanato Vincenzo dal raduno della nazionale a cui lui era presente. Un po' per attenermi al regolamento, un po' anche per far capire al ragazzo che in qualche modo una responsabilità lui ce l'aveva, al di là delle combinazioni che sono venute a creare, però ho ritenuto fargli capire che un atleta che è in preparazione per un avvenimento così importante quale un'Olimpiade non deve trascurare nessun elemento, e lui purtroppo, pur non essendo un elemento sostanziale alla preparazione, ne ha trascurato uno che ha minato la sua partecipazione. Grazie anche a tutti. Questa è una ricompensa anche come presidente del Panathon, e qui ci sono molti soci del Panathon che onorano questa federazione. Non c'è dedica, c'è soltanto una scritta che provo a rileggere. Panathon Club di Reggio Calabria a Giuseppe Bagnale, un mito italiano nel mondo. Era quello che potevamo scrivere, e credo che la brevità non... del nostro giornalismo italiano, dico questo:
e lo dicevano soprattutto gli antichi, per raccontare le gesta di una grande vittoria, per raccontare un grande avvenimento, c'è bisogno di un grande evento. Galeazzi è stato per lui, e credo che in questo contesto si è dimostrato tale, nel raccontare, come per far rivivere alcune dei nostri momenti di vittoria. Grazie. Per lei come era prevedibile, ce n'è anche un altro del Coni Calabria, Maurizio, come potrebbe ottenere un buon riconoscimento. Già canottiere italiano, vincitore di titoli olimpici mondiali nel canottaggio, punta bandiera per l'Italia ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, per la professionalità, la lettura morale, per aver scritto indimenticabili pagine di storia sportiva. A te sempre canottiere. Siamo arrivati alla conclusione, io pregherei intanto sia Carlo Colella che Tonino Raffa di voler ricordare un attimo tutti insieme, te lo ricordare prima di chiudere, c'è ancora anche un altro momento dopo, quindi lasciamo adesso spazio a questo ricordo e poi concludiamo insieme. Manuel. Questa sera ci tocca legare i figli della memoria con un personaggio, un giornalista sportivo quale Tonio Ricordare. Voi avete potuto vedere il Giro d'Italia Vela, quella sera che presentammo il Giro è stato Tonio a organizzare quella serata. E qualcuno che ci manca, dicevo prima parlando con un amico, perché si assumeva l'impegno di portare a compimento quello che era la presentazione, per esempio, di un grande evento sportivo, lo seguiva con grande passione, lo faceva diventare suo. E Tonio effettivamente è mancato prematuramente e lascia veramente un vuoto. Ricordare dei problemi di questa città mi ha fatto una bandiera di giornalismo,
stamattina ci ha lasciati, e credetemi, abbiamo fatto questa manifestazione sforzandoci molto, perché abbiamo lavorato con il cuore a pezzi, e sono convinto che da lassù, da domani, continuerà a pregare per noi e per questa città. Vi ringrazio. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, e a me non resta veramente che chiudere ringraziando, prima dell'ultimo momento, il campione olimpico Giuseppe Bagnale per essere stato con noi. Ringraziamo anche Tonino Rappa, Maurizio Condipodero e Domenico Cugliatti, delegato regionale. Grazie a te, grazie a tutti gli sportivi che sono stati qui con noi. In cui uno dei patrocinanti del Comitato Paralimpico, nella persona di Fortunato Messineo, vuole consegnare un riconoscimento al patron della manifestazione, che è appunto Carlo Colella. Questa è una sorpresa, perché Carlo Colella non lo sapevo. Ringraziamo anche le gargatissime Pia e Carla per la preziosa collaborazione. Secondo Gran Galà Reggio Calabria, quest'oggi dedicata al Circolo Velico Reggino, un appuntamento che ci ha regalato grandi emozioni con nomi di grosso calibro che naturalmente sono stati premiati dai nomi più importanti come Abbagnale, Nadia Cassini e tanti altri personaggi che raccontano un po' il mondo dello spettacolo, il mondo della vela, insomma personaggi che hanno dato qualcosa non solo alla nostra città ma anche all'Italia intera, che hanno portato il valore dell'Italia nel mondo. Questo è stato il secondo Gran Galà 2016 firmato Carlo Colella, firmato Circolo Velico di Reggio Calabria. Dottore Colella, buonasera, un successo enorme questa sera in questo secondo Galà della Vela Reggio Calabria. Tante persone di grande calibro premiate con grandi riconoscimenti. Ma in effetti è la volontà di voler creare una grande manifestazione, una grande festa nella quale vengono premiati non solo chi fa l'attività della vela, ma di tutti gli sport della città. Noi vogliamo legare al circolo velico la città, noi vogliamo legare il mondo sociale, noi vogliamo legare anche la cultura della legalità. Cioè questa ambizione che ha il circolo velico è quello di uscire dal ghetto dello sport. Lo sport deve ritornare a essere come era nella Magna Grecia, quando alle Olimpiadi partecipavano i filosofi, e quindi partecipavano i filosofi, ma partecipavano anche i sacerdoti. Quindi cultura, filosofia, religione e sport. Cioè, ed era questo il significato. Che energia. Era una sinergia in cui c'erano tutte queste componenti. Il Gran Galà tenta di creare un qualcosa mettendo assieme tutti questi ingredienti. Potremmo definirlo un cocktail. Esatto, mette un cocktail dove ci sono tutte queste cose. In più c'è istruzione, formazione, quindi noi siamo riusciti a far questo. E in più è un premio che esce dalla territorialità, ristretto ambito della territorialità, e aver avuto questa sera a Bagnale a questa premiazione ne è l'esempio. Naturalmente anche Nadia Cassini, attrici americane, cioè in effetti diventa un fatto anche che c'è qualcosa di mondanità, come diciamo, mondanità, cultura, istruzione sono tutti passaggi che rendono allo sport e fanno diventare uno sport un fatto che riguarda la società. Scorsi 28 anni, purtroppo di Seul, però stasera abbiamo rivissuto
quelle emozioni, quella grande emozione, una delle tante emozioni che ci avete regalato. Sì, per me diciamo che è abbastanza usuale rivedere quella tra le tante vittorie, però solitamente è quella che maggiormente è rimasta impressa agli italiani e sicuramente maggiormente viene rievocata. E quindi anche per me naturalmente stasera è un tuffo all'indietro rivedere immagini ormai datate, con qualche capello fa, con qualche chilo in meno, è sempre comunque un piacere poter rivedere certe sensazioni, rivedere e riprovare certe sensazioni e certe emozioni. Ovviamente tutti in carriera, ha vinto tantissimo, e questo riconoscimento Ma questo è un riconoscimento particolare, perché uno viene da una città di mare, viene da un contesto comunque sportivo, di vicinanza alla mia federazione, e quindi mi ritrovo in un luogo, diciamo, comune, in un ambito sicuramente a me congeniale, e quindi ha un sapore sicuramente particolare. L'opportunità di incontrare anche tantissimi bambini che rappresentano il futuro dello sport italiano. Sì, quello è la parte sicuramente più bella di questa manifestazione, il contatto, la vicinanza, ma soprattutto lo scendere al livello dei ragazzini, far capire che poi uno è diventato personaggio, ma comunque in parte è rimasto tra virgolette bambino, ma soprattutto poter dare loro una parola di incoraggiamento e soprattutto cercare di motivarli nello spronarli ad andare avanti, a rendersi alla prima difficoltà. Quindi è un piacere poter dialogare con i ragazzini e magari dare loro una parola di conforto, è sempre piacevole. Cosa si prova a dare la propria esperienza al proprio figlio per cercare di rivedersi nel futuro? Ma con le vicende che Vincenzo ha patito ritengo di non aver saputo forse dare la giusta esperienza, ma al di là delle battute, certo, avere in famiglia una persona che è passato attraverso le difficoltà, attraverso certe sofferenze, può dare non un vantaggio, ma comunque può far capire meglio quali sono le peculiarità di quella disciplina. Non vorrei ergermi a sapientone. Vincenzo ha dovuto affrontare, parlo di mio figlio naturalmente, ha dovuto affrontare due particolari difficoltà in più rispetto ai giovani della sua età. Uno era il cognome, è un cognome sicuramente pesante e importante da portare. E secondo, l'affrontare una sorta di destino a lui scritto, nel senso che se vinceva sembrava quasi di aver fatto una cosa normale, dato il cognome che lui portava. Perdere significava per lui una doppia sconfitta per il cognome che portava. Quindi ha avuto qualche vantaggio, ma ha avuto sicuramente tanti svantaggi ha dovuto imparare anche a convivere con essi. Si convive quindi col nome di Abbagnale nel bene e nel male? Certo, ha dovuto imparare ad affrontare anche questa ulteriore difficoltà, e alla fine ci è riuscito, speriamo di rivederlo sui campi di gara al più presto e magari continuare una tradizione nel nome degli Abbagnale. Negli occhi, qual è l'immagine, la fotografia che le viene in mente in tanti anni di carriera? Ma è difficile poterne estrapolare una sola, però sicuramente Seul ha rappresentato non solo per me
ma anche nel contesto che ho vissuto. Non ci dimentichiamo che in quelle Olimpiadi noi siamo partiti in tre da Pompei, da Castellammare, e siamo tornati tutti e tre con una medaglia d'oro al collo. E io sono passato da una sensazione di estrema gioia nell'essere appena stato premiato con la medaglia d'oro olimpica, a passare alla sofferenza, perché da lì a mezz'ora c'era Agostino che gareggiava con la trepidazione del fratello maggiore e con la consapevolezza di che cosa significava una finale olimpica. E rivivere attraverso anche le sue gesta una seconda vittoria, e quindi sicuramente in quell'edizione olimpica ci sono state sicuramente una serie di vicende che mi danno, quando appunto si pone questa domanda, la sensazione di essere sicuramente un ricordo indelebile. Parliamo con il presidente del CONI. Naturalmente oggi una giornata particolare, quella che abbiamo vissuto con il secondo gala della vela. Sì, una giornata particolare e particolarmente emozionante, devo dire, anche perché ho ritrovato persone a me molto care, molto vicine, e che hanno rappresentato forse la parte, lo spaccato più importante della mia vita, quella della crescita sportiva. Sia il presidente Viola, sia Lucia Federico sono stati veramente degli importanti punti di riferimento per la crescita sportiva, per la mia crescita sportiva. Anche poi aver visto la premiazione del compianto Cosimo Fazio, per me è stato particolarmente toccante, anche perché è legato da affettuosissima amicizia sia con lui che con l'intera famiglia. Nino Fazio, figlio del compianto Fazio, che tutti quanti ricordiamo come è stato fatto quest'oggi nella sua commemorazione, per una persona ligia al dovere che naturalmente è stata insignita alla memoria, e naturalmente abbiamo con noi il figlio Nino. Nino, cosa si prova naturalmente a ricevere un'onoreficenza nel ricordo di papà? Beh, sono attestati di stima che fanno sempre piacere, alla luce del fatto che vengono a distanza di quasi 3 anni dalla morte di mio padre. Il calore e l'affetto dei calabresi tutti, di Reggio Calabria in particolare, non è mai mancato sin dal primo momento in cui è venuto a mancare papà, ed oggi è la testimonianza ancora del grande cuore e dell'affetto di tutti i calabresi che oggi si sono stretti intorno a me e alla mia famiglia. Non potevamo chiudere in bellezza se non con Fabio Colella, naturalmente, questa giornata del secondo gala della vela, un appuntamento che si è rivelato veramente travolgente, perché ha meravigliato un po' tutti per il calore, ma soprattutto per il calibro degli ospiti che quest'oggi sono intervenuti, non solo nell'ambito sportivo ma un po' a 360 gradi, che, come diceva il papà del nostro Fabio, il dottor Carlo Colella, dice: abbiamo voluto dare un merito a tutti coloro che hanno fatto qualcosa di importante, non solo nell'ambito della territorialità ma anche della cittadinanza italiana. Ecco. Vela è sociale, vela è turismo, vela è tante cose. In questa regione c'è sempre più bisogno di collegarci allo sport. Lo sport è positivo, lo sport, come ci ha insegnato oggi durante il premio il presidente Viola, ci ha detto appunto che una città si rivede nello sport, come è successo per la Viola Basket. La vela oggi sta facendo questo per l'intera regione Calabria. Tanti calabresi si rivedono nel mondo della vela, nei successi dei nostri sportivi, ed è trainante per tantissimi settori, il settore del turismo, ma non solo questo, dicevamo appunto i premi del sociale, sono quei premi significativi di tanta gente che opera nel silenzio, non vengono annoverati molte volte, invece grazie a questo gran gala della vela li abbiamo tirati fuori. Sono le persone che gratificano il nostro sport e ci aiutano e rendono veramente forte la nostra regione.
Quando si parla di sport si parla di Tonino Raffa, o lo si ricorda o lo si incontra, ed è sempre un piacere fare sia l'uno che l'altro. Quest'oggi ovviamente è stata una parte importante nella manifestazione che si è appena svolta, quella del secondo galà della vela qui a Reggio Calabria. Naturalmente il suo tocco, la sua presentazione in alcuni punti è stata veramente saliente e importante, perché come lo definiamo è un libro umano che basta cliccare naturalmente e tiriamo fuori date e avvenimenti importanti che hanno fatto la storia dello sport. Quindi la sua presenza quest'oggi a Reggio Calabria era veramente importante, non poteva mancare a questo secondo galà. Ma posso dire che siete sempre molto buoni con me, perché io mi ritengo semplicemente uno dei tanti, e invece è importante parlare di questo appuntamento, perché attraverso queste premiazioni che riconoscono il talento di quanti operano in tante attività, sia culturali, imprenditoriali e sportive, ecco, riconoscere il talento di queste persone che hanno dato lustro e immagine alla città, ne hanno rafforzato, direi, l'idea di Reggio agli occhi del paese, ed è giusto che se ne parli, anche perché la vela in una città come Reggio, che è una città di mare e sul mare, contribuisce a consolidare il rapporto con il territorio, è importante. Abbiamo con noi anche Lucia Federico, quindi una collega, una giornalista, una donna di sport, una donna che ha dato tanto soprattutto con lo sport e col giornalismo e col suo saper fare naturalmente anche alla città di Reggio Calabria. Quindi quest'oggi non poteva mancare tra i premiati ovviamente qui al secondo galà della vela di Reggio Calabria. Grazie, una vita sicuramente caratterizzata dallo sport, perché quando neanche forse ancora si conosceva in Italia, o almeno non era conosciuto al sud, è nata l'avventura del softball, che non correttamente si pensa sia la versione femminile del baseball, ma invece è uno sport a sé stante con caratteristiche simili al baseball. Quindi softball e baseball hanno segnato una lunga parte della mia vita, perché naturalmente è cominciata l'attività agonistica che ha portato la mia squadra all'epoca fino alla Serie A, prima squadra nel sud. Attività naturalmente atleta, dirigente, allenatrice, e con le squadre giovanili siamo riusciti a conquistare il primo scudetto, piccolo ma veramente un bel tricolore, perché conquistato con la passione. E poi l'attività da giornalista sportiva, ho seguito per tanti anni la pallavolo femminile ma anche il basket, anche per testate nazionali, quindi lo sport veramente è una parte della mia vita che è caratterizzato soprattutto dalla passione. Dulcis in fundo, abbiamo con noi il giudice Viola, colui il quale è stato il pilastro per tantissimi anni, che ha coronato il sogno di noi reggini con la Viola Reggio Calabria. Io sono confuso quando vengo collocato in questa dimensione, diciamo, però prendo atto che con l'impegno, con la tenacia, con la perseveranza che hanno connotato anni, anzi possiamo dire decenni, la mia esperienza è cominciata nel 66, i primi risultati dopo 10 anni, insomma, percepibili a livello di campionato, perché nel 66 c'erano dei campionatini provinciali di promozione, poi la serie D circoscrizione meridionale, poi la serie C, che è stato un grande risultato, la visibilità già della serie B, che è durata per una serie di anni, e poi l'esplosione nell'83 con la conquista della Serie A, seguita a distanza di 2 anni con la 1, quindi un percorso abbastanza... Un percorso duro ma bello, che sicuramente ricorda con grande passione. Fervore. Dico subito, con modestissimo, nel senso della modestia, orgoglio di Reggino, che ha saputo dare alla propria città qualcosa di bello, di importante, dandogli una stagione in termini di decenni, mi riferisco per esempio agli anni 80 e 90, che sono assolutamente indimenticabili e fanno parte della bella storia di Reggio. La storia della Viola è una parte importante, è un capitolo, una pagina assai bella della storia di Reggio.